cantata, spruzzava piano piano il suo dolore. Aveva le sue ali macchiate, non sapeva volare. Lui era lì da tanto tempo, con una colpa da bruciare, una ferita così cruda da sentirsi tremare. L'ombra dei suoi occhi distratti illuminava il rancore. Mi raccomando, oggi comportatevi bene, eh? Sì, mamma. Non voglio sentire nessuna lamentela. Sì, va bene, mamma. E ricordati, Vincenzo, prima di mangiare ti devi lavare le mani. Sì, mamma. Ma non dire sì, mamma, e poi non lo fai. Bene, mamma. Ti porterò dove c'è il vento. Farò morire e ci sarà l'amore, e ci sarà il dolore, e ci sarà l'amore. Mani contro mani, danzando si sfioravano nel buio, ed ogni respiro sembrava il respiro. C'è un traffico e ho dovuto deviare. No, l'importante è che sei arrivata sana e salva. Sì, c'è un incidente. E i bambini? Li ha portati al capo scuola? Sì, tutto a posto, oggi per fortuna niente capricci. Amore, è venuta gente? Gente? Ma sì, certo che è venuta gente, c'è stata la fila. No, ma tu non l'hai vista, sei appena arrivata, no? Ho mandato Luigino, il figlio di Cipontina, a prendere il distributore automatico, quello del supermercato, è presente i numerini? 71, 72, 73, oggi sono arrivata all'85. 90, ambo, ma mi stai prendendo in giro? Amore, no, non mi permetterei mai. Ma comunque io non capisco perché non riusciamo a vendere il pane, un alimento di prima necessità. Perché? Perché è stato un errore, è stato un grossissimo errore darti ascolto quando mi dici di Franco. C'è quel forno al centro storico che si vende, un'attività già avviata. Franco, vedrai, quello è un ottimo investimento. Lo so. L'investimento c'è stato, il mio. Lo so, e me ne rendo anche conto. Anzi, mi sento in colpa per questa situazione. Vedrai che riusciremo ad uscire. Devi essere anche un po' più ottimista. Ottimista? Ottimista! E certo, sì, io sono felice, guarda! Certo, sì! Ah, vuoi essere ottimista? Guarda, oggi è arrivata, guarda! C'è posta per te! Guarda, leggi questa, guarda se sei ottimisti, va! Franco, dobbiamo andare a parlare con la banca, ci hanno aumentato il tasso di interesse! Anna, guarda il labiale, si chiude, hai capito? Ma smettila, aspettiamo ancora un po'! Si chiude! E stavolta si fa come dico io! Tu non capisci, il pane lo vendono anche al supermercato, hai capito? Dove c'è la grossa distribuzione, io non ho neanche un terrore, ho soltanto il forno, va bene, il nostro punto vendita, e allora? Non capisco, capisco benissimo! Speravi in questo fallimento, è vero? Ci speravi, e sai perché? Perché una volta tanto nella vita io ho avuto il coraggio, di indossare i pantaloni, dopo i tuoi fallimenti, caragna! Anna! Nel bosco freddo respirava la luna, sembrava quasi il canto stanco di un gallo, sembrava il vento di una notte digiuna che soffia il cielo strano e perso il suo ballo. Dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse e gli occhi volti al lamento, la luna chiese quale fosse il suo nome, figlia di zingari, nipote del vento. Chiese alla luna di svelare il segreto della sua luce nelle tenebre stanche, del giorno crudo che pugnala il requieto, questo silenzio dalle lucide branche. Sono fuggita dalla polvere fredda, dove le madri sono facce impaurite, le case odore di dinamite, e tutto vibra della vita che scalda. Respirerai le onde, le balene, camminerai dove non c'è sole, forse sarà il
bacio del vento. Respirerai le onde, le balene, camminerai dove non c'è sole, forse sarà il bacio del vento. La luna in cielo aveva un lucido suono, nemmeno Enrica la sapeva toccare. Guardava in cielo e non riusciva a capire perché sarebbe stata nulla di buono, e avrebbe avuto mille padri e nessuno. Le braccia fredde di una madre rubata dal gioco muto di una gola affannata. Le sogna ancora le tue farrasche. Guardò com'è da un buco di serratura le braccia fredde di un fratello malato. E lui chi è? È il creatore della miglior farrata che io abbia mai mangiato. Franco, sai di cosa ha bisogno il nostro forno? Di qualcosa che ci porti alle nostre vecchie tradizioni. La farrata. Hai bevuto? Sono lucida. E tu come ti chiami? Si chiama Giovanni. Non lo può dire lui? No, non parla. Ah. E allora? E questa cos'è? La ricetta della farrata. La vera farrata. Boh. Allora, siamo pronti?
se non ci credi, siamo qui col passo stanco, ci si muove a malapena, c'è un gabbiano che ci guarda dalle stelle, e siamo qui suonatori di tamburo, danzatrici nella neve, sempre pronti a carezzare un'altra pelle. E siamo qui con le mani sulla luna, gli occhi e il cuore nel cemento, la paura di cadere per rialzarsi in un momento. E il silenzio dentro il chiasso, una rosa dentro un sasso, piano piano sboccerà. Se non ci credi, ti potrò cantare ancora queste facce senza tempo che sorridono alle nuvole al tramonto. Siamo soli, ma sappiamo camminare, respirare con la pelle tutti gli ultimi profumi del tuo mondo. Nasceremo quando l'alba sarà bianca, pura e sempre meno stanca. Ci sarà quello che vedi, tutto quello che ci manca. Chiameremo un'altra notte, piedi caldi e scarpe rotte, e vivremo ancora. E siamo qui da soli, abbiamo il tempo che brucia, e balleremo ancora finché notte non finirà. Qui da soli abbiamo